Non voleva venire da noi, si affezionava a Feltri e a Sallusti. Sappiatelo. C'era tedesco dell'Anza che era offeso, ha detto non torna più da Milano. Chi è? Come è andata la scena? Bene? Allora, sappiate che il ristorante era il Caimano, gestito da nostri concittadini di San Giorgio a Cremano e di Castellammare, quindi noi stavamo lì per mangiare bene. E ovviamente, siccome i milanesi sono abituati a mangiare bene, dove sono andati? Nel ristorante gestito da napoletani e da campani. Quindi ci siamo trovati lì per caso. Due vecchi amici. Ma perché va a cena con i milanesi e non ci porta a cena a noi? Innanzitutto era pranzo. La prima domanda innanzitutto era pranzo, non era cena. Pure a pranzo veniamo lo stesso. E poi, come sapete, la Regione Campania non offre... offre solo la solidarietà, se la volete. Si aspettava questo clamore per quello scatto, per esempio? Questo clamore anche sul web, no? Lei con Sallusti... No, io non ho visto proprio niente. Ma non ho visto il video? È una polemica. No, ho visto una foto sul Corriere. Un corriere della sera. Poi le mando... C'era Sallusti che ha detto ma non vorremmo mettere in difficoltà il presidente. Ma fai tutte le foto che vuoi, ma che me le fai? È nata così la cosa, ecco. Ce ne stavamo andando, ma dice non vorremmo mettere a me, metti in difficoltà, devo chiedere il permesso per fare la foto. Certo, se era Monica Bellucci era meglio. Mi sono dovuto accontentare di Sallusti, va bene. Allora, questo lavoro è molto pesante in Campania. L'ultima volta 2022 31.000 richieste di alloggi popolari e siamo anche in una regione in cui, vabbè, succede in tutta Italia, però insomma in Campania ci sono case popolari occupate, ci sono case popolari che spesso si liberano e il camorrista arriva e dice no, me la fotto che tu hai avuto l'assegnazione, entro io, e quello non dice niente. Insomma, c'è tutto un ambiente intorno che va regolamentato. Lei mi riempie il cuore di gioia. Questa descrizione, ma lo sapevamo già, sappiamo che abbiamo una grande, immensa questione sociale nella quale si intrecciano problemi di povertà vera, problemi di illegalità, problemi di penetrazione camorristica. Intanto noi dimentichiamo il fatto che nei 3 anni che abbiamo alle spalle, Covid, crisi sociale, siamo riusciti a non aumentare di 1 euro i fitti, anche quando l'ACER, ex IACP erano in difficoltà di bilancio, abbiamo integrato noi come regione i bilanci dell'ACER, non abbiamo caricato sulle famiglie più povere l'aumento dei costi. Adesso siamo nella condizione di poter fare una riforma strutturale, innanzitutto dei criteri per l'assegnazione, calcoliamo l'ISEE, la povertà reale delle famiglie, ma anche la qualità degli alloggi che vengono offerti. Abbiamo affrontato di petto il problema delle morosità, abbiamo un 30% di occupanti che non pagano. Allora se c'è una morosità incolpevole e la gente non ha neanche il pane, è chiaro che dobbiamo dare dei contributi ulteriori. Se ci sono i furbi devono pagare. Poco, ma devono pagare perché le risorse incamerate servono per fare le manutenzioni. Abbiamo anche stabilito che chi decide di saldare le morosità possa avere un contributo ulteriore da parte della Regione per mettersi in regola. Poi ovviamente c'è il grande programma di investimenti. Prima degli investimenti abbiamo approvato una piattaforma digitale per stabilire una graduatoria unica regionale per le assegnazioni degli alloggi, liberando anche i comuni da problemi di pressioni che hanno nei territori. Poi gli investimenti. In questo momento l'ACER investe 500 milioni di euro, sia in nuova edilizia, sia nei progetti di ristrutturazione dei vecchi alloggi IACP. Ed è un programma davvero molto importante. È una prova di efficienza che ha dato l'ACER, con fondi sia PNR sia fondi di altra natura, contiamo di realizzare davvero quartieri interi di edilizia sociale nuova, con criteri anche di risparmio energetico, di modernità degli alloggi di grande qualità. Dunque è un programma davvero imponente che guarda alla solidarietà, che guarda alla legalità, ma guarda anche alla creazione di lavoro nel campo dell'edilizia sociale. Presidente, volendo continuare le valutazioni politiche che lei sta facendo prima al tavolo, questo programma è un programma di sinistra, cioè
si può dire chiaramente, no? Anche in vista comunque della strada aperta verso la campagna elettorale, insomma, lei con questo programma fa capire anche dove si mette. Non lo dica in maniera esplicita, va a finire che la sinistra prende atto che c'è pure qualche possibilità di intervenire a favore della povera gente, non sia mai. No, per la verità io ci ho scritto un libro sulla possibilità di tenere insieme, come è doveroso per chi vuole governare l'Italia, la povera gente, la solidarietà, ma anche il sostegno ai settori dinamici dell'economia, all'imprenditoria dinamica, ai ceti medi. Questo bisogna fare se vogliamo liberarci di avventurieri che abbiamo nel governo del paese oggi, a cominciare da quelli che derubano il sud di miliardi di euro dei fondi sviluppo e coesione. Ecco, ha parlato a tal proposito di atti di delinquenza politica. Sì, sì. Chi blocca 6 miliardi di euro mettendo in ginocchio tutto il mondo delle imprese, il mondo della cultura, il mondo dello spettacolo, i territori difficili come i Campi Flegrei, compie un atto di delinquenza politica, doppia delinquenza, perché fra l'altro blocca risorse che sono del sud, destinate al sud, arrogandosi un diritto di intervento nel merito dei programmi che non gli è attribuito da nessuna legge dello Stato. Il programma per il sud o per la Campania lo decide il sud o lo decide la Campania, non qualche ministro che cerca di fare ricatti. Questa è tutta la storia, fanno finta le coerenze, la capacità di spesa, stanno mettendo in circolazione cifre false, lo abbiamo dovuto denunciare. L'ho sfidato 10 volte a un confronto pubblico, anche sui dati che va continuando a ripetere, che sono dati falsi, ma la cosa più clamorosa ovviamente è che blocca miliardi di euro con i quali in questo momento noi abbiamo bloccato tutte le iniziative culturali del nostro territorio e rischiamo di mandare in dissesto 200 comuni che non hanno completato gli interventi FESR del precedente programma. Questa è la situazione, dunque dobbiamo combattere. Abbiamo indetto questa manifestazione a Roma con i sindaci, il 16 mattina, venerdì mattina, invitiamo tutti a mobilitarsi perché qui è in discussione in primo luogo la dignità del Sud. Bisogna farla finita con questo racconto che abbiamo le virtù al Nord e i miserabili al Sud. Noi siamo pronti a sfidare tutti sul piano dell'efficienza amministrativa e della correttezza di gestione dei bilanci, tanto per essere chiari. Ma ogni volta che li sfido a un confronto pubblico se ne scappano, cominciare da fitto. Il Fondo di Sviluppo e Coesione, il ministro San Giuliano ha detto che servono progetti concreti. È un analfabeta di ritorno. Presidente, no clientelismo, no abusivi, no ai furbi. Ci sono degli abusivi a Taverna del Ferro che pagano un canone. Come la mettiamo con queste persone? Bisogna ragionare. Se hanno diritto ad un alloggio e hanno, come dire, compiuto un atto di abusivismo nel momento in cui si sono insediati, forse si può trovare una soluzione, nel senso che si può trovare un'alternativa, come dire, di abitazione. Se non hanno diritto all'alloggio popolare, se ne devono andare, ma a questo punto il problema riguarda il ministro Piantedosi e la prefettura, non le istituzioni elettive. Se si svegliano, probabile che si risolva anche questo problema. Quindi praticamente si valuta caso per caso? E credo proprio di sì. Ci vuole un po' di buonsenso, perché se ci ricordiamo di questi problemi, ci ricordiamo Ministero dell'Interno e Forze dell'Ordine, dopo 20 anni, è evidente che ci vuole un'attenzione in più. Questi problemi vanno affrontati e risolti un minuto dopo l'occupazione abusiva, non 20 anni dopo. Io gliel'ho chiesto al suo assessore, ma ha elegantemente glissato. Me lo spiega lei, com'è possibile che una persona che si dichiara abusiva, che occupa abusivamente una casa, possa pagare un canone? Forse per limitare il danno, visto che ci sta là, almeno paga qualcosa. Non mi pare una scienziateria particolare, no, è stato un atto, come dire, di limitazione del danno, credo. Ma lei mi chiede di una cosa di cui non so un accidente di niente, quindi ecco, le rispondo così, alla luce del buonsenso. Se sei occupante e nessuno ti toglie,
almeno paga per il momento in cui stai a occupare la loggia. Era soltanto per le famiglie, una mia curiosità, ma anche di quelle famiglie di Taverna del Ferro che hanno detto: noi abbiamo occupato, siamo abusivi, però ci arriva il bollettino del comune e noi paghiamo l'affitto. Allora siete abusivi o pagate l'affitto? Questa è sempre una mia evidentemente ignoranza. Le ho dato una mia risposta così all'impronta e alla luce del buonsenso. Poi, se qualcuno vuole essere legalitario, chiami l'esercito e li vada a sgomberare. Ma non è un problema nostro, ripeto. Non sapevo neanche che erano alloggi del comune questi qua. Abbiamo i responsabili politici, ma abbiamo anche i responsabili delle forze dell'ordine che devono decidere quello che vogliono fare. Un'ultima cosa, i voucher sportivi, alcune delle strutture non li hanno ricevuti. Quando saranno erogati? L'anno scorso sono stati tutti erogati normalmente, quest'anno quando parte l'erogazione per gli istituti? Quando avremo la liquidità di bilancio e quando avremo la delinquenza politica di questo governo che sarà sconfitta.